Una buona domenica a tutti, ben ritrovati nella cucina di saporie.com. Anche quest'oggi vi proponiamo una puntata all'insegna delle novità e soprattutto di gustosissime ricette. Tutto questo insieme al nostro chef Beppe. E la navigatrice Alessandra. E la presentatrice Elisabetta. Insieme a noi tre ci si vede tra poco, dopo la sigla. Il programma è offerto da Sapori e dintorni Conad. Siamo pronti per cominciare la nostra puntata, Alessandra ha già preso posizione, tra poco ci accompagnerà a navigare, chissà dove ci porterà. Invece il nostro Beppe è già al lavoro, non so che cosa stia preparando. No, e neanche te lo dico, però no, sono no. Molto contento di cosa sta uscendo. E allora lo scopriremo tra che poco, profumo. Mi resta la curiosità. Intanto io vi accompagno a conoscere l'ospite di quest'oggi. Ciao Angelo, benvenuto. Grazie. Oggi è venuto a trovarci nel salotto di saporie.com Angelo Peretti, direttore del consorzio Bardolino. Bardolino è molto conosciuta come località perché si trova in una zona molto bella che è quella della sponda veronese del Lago di Garda. È conosciuto soprattutto perché a Bardolino viene prodotto un vino storico della nostra penisola, vero Angelo? Ah sì, certamente, è uno dei vini più antichi d'Italia. Ci sono tracce di produzione vinicola addirittura dall'epoca romana, ma le prime bottiglie di Bardolino pensa che venivano esportate negli Stati Uniti alla metà dell'Ottocento, quando ancora altre zone dovevano nascere. E lì facciamo vini che sono tornati moderni perché sono vini estremamente bevibili, apparentemente semplici ma per nulla banali, che accompagnano qualunque occasione sulla tavola. Assolutamente sì, ho visto che ci hai anche portato una selezione di vini di Bardolino e soprattutto questi che hai già versato in due bicchieri, spero che dopo faremo un brindisi, che hanno una bellissima tonalità. Beh, il colore è molto bello, quello è il colore del chiaretto. Il chiaretto è la versione rosa, rosata del Bardolino. Il Bardolino è un vino fatto con uve rosse, quindi un vino rosso, l'uva principale è la Corvina Veronese, che è un'uva tipicamente veronese. Se il mosto rimane pochissimo tempo a contatto con le bucce, il colore del vino anziché rosso diventa rosa, e questo colore rosa è il colore chiaretto, e il vino rosato del Lago di Garda è tradizionalmente chiaretto ed ha un successo clamoroso, perché negli ultimi 5-6 anni siamo passati da 5 a 10 milioni di bottiglie vendute ogni anno. Dico bene se posso indicare il fatto che piace molto alle donne? Piace tanto alle donne, è un prodotto che si sta destagionalizzando, quindi viene venduto ormai 12 mesi l'anno, una volta era venduto nei mesi estivi, e secondo le nostre statistiche il 65% della nostra produzione di chiaretto, di Bardolino chiaretto, viene venduta al pubblico femminile. Allora Angelo, tu resta qui con me, dopo faremo un bel brindisi, ma parleremo ancora di questo vino buonissimo. Intanto io devo passare la parola alla nostra navigatrice Alessandra. Grazie Elisabetta. Per prima cosa vediamo gli appuntamenti di questo mese. Il primo è a Trieste dal 7 al 10 di marzo con Olio Capitale, un evento dedicato all'olio extravergine d'oliva. In programma ci saranno molte degustazioni, incontri tematici e lezioni di cucina. Il secondo evento che vi voglio segnalare invece fa la cosa giusta, una fiera dedicata al consumo critico e sostenibile a Milano, dove grande spazio sarà dedicato al biologico e alla cucina povera. Ma lasciamo ora la parola al nostro critico enogastronomico Davide Oltolini, che ci parlerà oggi delle clementine di Calabria, e il nostro chef Beppe Sardi ci realizzerà una ricetta con questo ingrediente. La loro paternità è incerta. I primi ibridi di clementine sarebbero stati creati dal sacerdote Pierre Clément
mentre, secondo altre fonti, sarebbero da attribuirsi a padre Clément Rodier, che viveva in un monastero vicino ad Orano, in Algeria. L'albero delle clementine è molto simile al mandarino, anche se in realtà si tratta di un innesto sull'arancio amaro. In Calabria la coltivazione di tale frutto avviene in zone di pianure costiere, tra i 350 e i 600 metri sul livello del mare, dove il clima è mite in maniera costante. E adesso andiamo a degustare. La clementina di Calabria ha forma sferica, leggermente schiacciata ai poli, e buccia liscia di un intenso colore aranciato. All'assaggio evidenziano un ottimale equilibrio tra dolcezza ed acidità. La loro polpa è succosa, aromatica e si rivelano pressoché apirene, ovvero prive dei semi. A noi piace consigliarvene l'assaggio da sole o come ingrediente principale di un'ottima panna cotta con crema alla cannella. Buongiorno, sono Beppe Sardi del ristorante Grappolo di Alessandria. Volevo proporre oggi un piatto molto semplice, dei gamberoni cotti con delle clementine di Calabria e vengono poi sfumati con del Grand Marnier. Gli ingredienti per 4 persone sono 16 gamberi o gamberoni come preferite, 4 noci di burro, 4 clementine di Calabria, sapori dintorni Conad e un mezzo bicchierino di Grand Marnier. Come prima operazione prendiamo le noci di burro e li mettiamo in padella a sciogliersi senza bruciare, anzi avendo molto cura proprio di non bruciare e non far scurire il burro. Nel frattempo che questo burro si scioglie, noi andiamo a pulire i gamberi privandoli del guscio sulla coda, facendo però molta attenzione a staccare il primo anello del guscio vicino alla testa e l'ultimo vicino alla coda, perché teniamo anche integra la coda, così presenta poi meglio il piatto finito. Bene, il burro si sta sciogliendo, siamo quasi a posto, noi stiamo finendo di pulire i gamberi e vediamo nella pulitura se troviamo il filamento nero sulla schiena. Lo togliamo, che sarebbe l'intestino. Se non vediamo il filamento nero, lasciamo stare, così il gambero non si divide. Il burro è ben caldo, ma non scurito. Prendiamo i gamberi e li adagiamo nella padella sopra il burro e lasciamo che si insaporiscono leggermente. Nel frattempo abbiamo preparato il succo di clementina, le clementine sbucciate e un po' di buccia della clementina tritata. È indifferente usare per questo piatto, se preferite le mazzancolla, le preferite anche i gamberoni. Sempre importanti è sgusciarli di modo che si possano insaporire bene, visto che è una cottura molto ma molto veloce. Ora mettiamo gli spicchi di clementina, ecco qua, facciamo in modo che anche loro si insaporiscano un po' nel burro, alziamo un po' la fiamma perché dobbiamo prepararci a flambare. Per flambare bisogna avere la padella molto calda per far sì che l'alcol evapori velocemente. Bagniamo col nostro Grand Marnier e diamo fuoco e così liberiamo il nostro piatto di tutto l'alcol contenuto nel Grand Marnier. Ecco qui. Lasciamo asciugare leggermente, ma non troppo, e incorporiamo il succo delle clementine. Sempre a fuoco discretamente alto, lasciamo ora amalgamare bene tutto assieme e poi impiatteremo.
Bene, ora impiantiamo i nostri gamberi. Prendiamo gli spicchi, li poniamo a piacimento sopra, attorno al piatto, in questo modo. Facciamo restringere ancora leggermente il sugo. Nel frattempo magari guarniamo con un po' di verde il nostro piatto. Prendiamo la buccia che abbiamo tritato, la metteremo attorno al piatto, più per decorazione che per gusto. Il sugo ora è ben ristretto ed ecco qua la salsina bella cremosa, e andiamo a metterla sul piatto e sui gamberi. Ecco qui il nostro piatto pronto, i gamberi con le clementine di Calabria sfumati col Grand Marnier. Le ricette di Beppe sono sempre straordinarie e ci stupisce ogni volta. Vero che però sta ancora giocando col fuoco, è uno chef spericolato. Speriamo stia preparando qualcosa di dolce magari. Assolutamente sì, perché a quest'ora ci sta proprio bene. Intanto però so che tu ci devi accompagnare da qualche parte, dove ci porti? Sì, andiamo a scoprire una nuova ricetta della patata veneta realizzata dallo chef Andrea Caporizzi. Buongiorno, io sono Andrea Caporizzi, cuoco domicilio a Bologna. Oggi vi presenterò una ricetta a base di patate e specificatamente di patata veneta. La patata veneta è una patata a qualità verificata dalla Regione Veneto che va a rispettare quello che è un disciplinare delle regole di produzione che vanno incontro a quelle che sono le tradizioni della Campania Veneta, il rispetto del consumatore e del modo di produrre le patate come si è sempre fatto in campagna. Che cosa faremo oggi? Faremo una crema vegana di patate e cetriolo. Dico vegana perché non utilizzeremo, a differenza di molte creme, zuppe o vellutate, come le vogliate chiamare, non utilizzeremo nessun derivato animale. Per cui sarà molto rispettosa anche di nuovi stili alimentari e soprattutto anche molto leggera. Gli ingredienti per 4 persone sono qualche cucchiaio d'olio extravergine d'oliva, 2 spicchi d'aglio, 1 kg di patate, 500 g di cetriolo, sale e pepe a piacere. Bene, la preparazione è questa, molto semplice. Che cosa faremo? Mettiamo sul fuoco, in una casseruola così, un po' d'olio extravergine di oliva, 2 spicchi d'aglio scamiciati, come si suol dire, per cui senza la buccia, tanto li toglieremo rapidamente, non daranno molto sapore, e facciamo rosolare rapidamente, deve giusto scaldarsi un po' l'olio. Bene, il nostro olio adesso è caldo, con dentro l'aglio, ci mettiamo le patate che abbiamo già tagliato a fette più o meno grosse qualche millimetro e le facciamo un po' soffriggere in modo che si insaporiscono con l'olio e con l'aglio. Mentre si insaporiscono le lasciamo tranquillamente lì e ci occupiamo del nostro cetriolo. Cetriolo normalmente si usa a togliere interamente la buccia, io in questi casi preferisco lasciargliene un po' perché darà colore alla nostra crema e dunque questo la renderà anche più bella da vedere nel piatto. Bene, dopo qualche minuto che abbiamo fatto rosolare le patate, togliamo l'aglio, ricordiamoci perché dopo sennò quando frulleremo tutto sarebbe troppo pesante. Una volta tolto l'aglio ci mettiamo un po' di vino bianco, secco mi raccomando, Facciamo sfumare il vino bianco, basterà qualche minuto, anche meno. Il vino è evaporato quasi completamente, le nostre patate hanno preso colore. Le copriamo con un po' d'acqua e lasciamo andare la cottura con un leggero bollore fino a quando non saranno appunto cotte, le potremo provare con uno stecchino. Le nostre patate sono pronte, cotte al punto giusto, ci ricordiamo di salarle,
sempre meglio un po' in meno che in più, perché per aggiungere siamo sempre in tempo. Ci diamo un'ultima mescolata. E cosa facciamo adesso? Recuperiamo un po' dell'acqua di cottura e la teniamo da parte. Ora che abbiamo le patate che sono cotte, il nostro cetriolo lo andiamo a mettere a crudo, non lo cuociamo. E poi, con un frullatore ad immersione, lo facciamo a crema. La consistenza della nostra crema non è ancora quella che desideravo, io la volevo un attimo più liquida, di conseguenza aggiungo un po' di acqua di cottura che avevamo salvato prima, mescolo. Adesso finalmente ho ottenuto la consistenza che desideravo e passiamo ad impiattarla. Ci metteremo giusto un po' di pepe ed ecco che la nostra crema a base di patata veneta con il cetriolo, crema vegana, è pronta. Buon appetito! Il mio lavoro mi porta a viaggiare costantemente alla ricerca di sapori genuini e di gente autentica, che ama la propria terra e le proprie radici. Un itinerario senza confini, per il quale ho scelto una compagna sicura ed affidabile. Mitsubishi SX è la mia compagna ideale. Come me, ama la natura e gli ampi orizzonti, ma si trova a proprio agio anche nelle strette vie dei borghi antichi. E con la trazione integrale inserita, sa affrontare con disinvoltura ogni fondo stradale. Mitsubishi SX mi stupisce continuamente per la sua maneggevolezza, versatilità e per i bassi consumi. La sua seduta alta da terra consente una visibilità eccezionale e mi fa sentire sicura e protetta. E poi non è solo giovane e bella, ma è anche elegante e ha una personalità inconfondibile. Mitsubishi SX, la mia compagna di viaggio. Torniamo in studio insieme al nostro Angelo Peretti, direttore del Consorzio Bardolino. Stavamo parlando poco fa proprio di questo buonissimo vino, il Chiaretto. Ma dato che siamo una trasmissione non gastronomica, vorrei anche abbinare questo vino a un piatto. Cosa ci consigli, Angelo? È un vino abbastanza facile da abbinare. Diciamo che sta normalmente su quella che viene detta la cucina all'italiana. Certo. No? Le classiche paste, le paste con il pomodoro. Il pomodoro, tra l'altro, è difficilissimo da abbinare col vino in genere e il Chiaretto invece si adatta benissimo al pomodoro. Io lo trovo splendido con la pizza, soprattutto con la pizza un po' piccante. Lo adoro con il sushi e in genere con la cucina che oggi si usa dire fusion, quella che guarda un po' al di là dei confini europei. È una splendida soluzione per le cucine che non nascono nell'ambito della cultura del vino, è quella appunto dell'abbinamento con il Chiaretto. Mi piacciono molto le tue visioni, però voglio anche sapere quali sono le iniziative future del vostro consorzio. Ma ne abbiamo una imminente, domenica 16 marzo alla Zise, sulla sponda veronese del Lago di Garda, nel cuore della zona di produzione, in un palazzo bellissimo, faremo l'anteprima dell'annata 2013, la nuova annata del Chiaretto del Bardolino. Ci saranno 65-70 produttori con circa 200 vini in libera degustazione dalle 10 del mattino alle 6 del pomeriggio. È possibile entrare, venire a trovarci, stare con noi, passare un po' di tempo, parlare con i produttori e assaggiare fino a 200 vini gratuitamente. Angelo, 200 vini in degustazione, voglio approfittare subito per assaggiarne uno perché tra poco devo raggiungere di nuovo la nostra navigatrice Alessandra, quindi vorrei fare... Direi proprio di sì, un brindisi con un Chiaretto in omaggio al sole che verrà, la primavera in arrivo. Assolutamente sì, e anche il vostro evento da non perdere, assolutamente.
È arrivato finalmente il momento di scoprire che cosa ha preparato Beppe oggi per noi. Una merendina, uno spuntino, possiamo arrivare. Farci paura. Beppe, che cosa hai preparato? Ho fatto questa zuppetta caramellata di clementine di Calabria, sfumate al Grand Marnier. Con effetti speciali. Eh sì. Allora, noi siamo pronti ad assaggiare. Intanto Alessandra, so che ci devi accompagnare da qualche parte. Sì, andiamo a scoprire la ricetta realizzata dallo chef stellato Igles Corelli e tratta dal libro Le ricette della memoria del gastronauta Davide Paolini. Andiamo a vederla insieme. Okay. Andate pure. Sono Igles Corelli del ristorante Atman di Pesce, in provincia di Pistoia. Il piatto che vi presento oggi è il pollo alla cacciatora per 4 persone. Gli ingredienti sono 800 g di pollo, 250 g di pomodori tagliati a pezzi, una cipolla, un bicchiere di vino rosso, olio, sale e pepe. La prima cosa da fare è partire con la cipolla, quindi andiamo ad aggiungere un filo di olio extravergine d'oliva. Aggiungiamo la cipolla e la facciamo andare piano piano. Ecco, ricordatevi sempre che le molecole si aprono tra i 75 e i 90 gradi, di conseguenza abbiamo bisogno di catturare il sapore, quindi la facciamo andare piano piano. Poi in un altro tegame con sempre un filo d'olio extravergine d'oliva iniziamo a rosolare il pollo. Ecco, io il pollo l'ho disossato, però voi a casa potete utilizzare anche a pezzi. Cioè, è proprio un fatto professionale, no? Che non voglio utilizzare tutto quello che va nel piatto, poi si deve mangiare. Facciamo andare a rosolare per bene, intanto la cipolla va. E poi mi sono anche preparato un po' di brodo vegetale con sedano, carote, cipolle, un po' di odori, che mi servirà poi per alimentare la cottura del pollo. Aggiungiamo i pomodori tagliati a pezzi, in questo modo, e poi li facciamo andare piano piano. Ecco, il pollo lo rosoliamo bene, quindi andiamo a caramellizzare bene gli zuccheri, creiamo questa legge di Maillard con il grasso, che diventerà più buono. Mentre la cipolla invece e il pomodoro prosegue la sua cottura piano piano. Andiamo ad aggiungere il vino col pollo, quindi andiamo a sfumarlo per bene. Vino rosso, buon vino, un bel vino corposo, bel sangiovese, ci sta benissimo. Aggiungiamo nel pomodoro un po' di brodo vegetale. E poi facciamo andare piano piano. Ecco, quando sarà sfumato il vino, aggiungiamo il pomodoro e la cipolla e poi lo facciamo andare piano piano, in questo modo. A cottura venuta si tira giù dal fuoco e poi facciamo sempre l'assaggio, aggiungiamo il sale, adesso in questo momento, un po' di olio extravergine d'oliva crudo e poi andiamo a impiattare. Qua pollo alla cacciatora secondo Davide Paolini. Beppe, anche questa puntata è finita. Mi dispiace. Dispiace anche a me, però tanto ci si vede domenica prossima. Sicuramente. Quindi rinnoviamo l'appuntamento tra 7 giorni, stessa ora, stesso canale. E se siete stati bene con noi, continuate a seguirci. Ciao. Ciao. Il programma è stato offerto da Sapori e dintorni Conad.